Ma io un po', vecchio, l'idea di dare questo nome a questa camminata, come ti è venuta? Perché l'hai sparata tu poi, eh? Ma mi ricordo che ne stavamo pensando diverse, alla fine è venuto questo, anche agli dèi piace giallo, che in inglese abbiamo tradotto con The Gods Like It Yellow, perché se ci pensi stiamo sulla via degli dèi, quindi in qualche modo bisognava coinvolgerli, se no sai che se gli dèi non gli dai una giusta attenzione si incazzano. E poi ho pensato, ma se anche agli dèi piace giallo, perché non deve essere sempre così? E tutto il mondo dovrebbe essere giallo? Come quasi fosse una legge degli dèi? Come non essere d'accordo. Yellow the World significa rendiamo il mondo più accessibile alle persone ipovedenti perché il giallo è il colore che gli ipovedenti vedono meglio. Yellow the World is a message to bring the wider world to know that, like, with a little bit of walkie or as in a little bit of yellow paint, it makes the world far more accessible to us. It makes it easier for us to move around in society and become one with society. Visually impaired and blind people, we are going to walk from Bologna to Florence. 120 km, we're going to do it in 6 or 7 days. And a lot of people will open their eyes and their ears. What? Can they do that? Is that possible? Because, you know, they might be, you know, consider themselves fully capable and non-disabled, but they would not be able to do it. Let's be supporting each other, positive, and try to enjoy as much as we can. If you have a problem, you just say, you talk to each other, there is no need for holding on or something like this. Yellow the world! This our first steps into a yellow world! In darkness, I am stronger than you. And my willpower will be the road. Altri bisogni o special need, come volete chiamarli. Cammineremo verso Firenze partendo oggi. Unire città, unire persone con disabilità diverse, con provenienze culturali, provenienze da paesi differenti, se davvero la chiave vincente per affrontare il nostro tempo, che invece sempre di più tende a dividere e tende davvero a mettere l'accento sull'individualismo. E questo è fondamentale, non bisogna mai sentirsi soli, mai chiudersi, perché non si è soli, bisogna cercare di fare comunità come facciamo comunità noi oggi. Insieme si riesce ad andare avanti, condividendo e non isolandoci. Questo gruppo di fantastici ragazzi vengono da Islanda! Islanda! Irlanda! Spagna! Moldavia! Germania! Italia! Yay!
part that we went out of Bologna with all the music and a lot of people standing on the square. It was really impressive. The way from Bologna through all the 666 arches and then starting to climb up the stairs up to the church, it was something really special. Manaresi era un professore dell'Università di Bologna che assieme al suo gruppo Dupas e Namagné, che è tutto dire, no? Poco camminare e parecchio mangiare, ha quest'idea di mettere assieme questo percorso che va da Bologna a Firenze. I really like the route a lot because it has a lot of different facets, a lot of different faces. È un percorso fantastico per chi ama la natura, per chi non si immagina nemmeno che camminando tra Bologna e Firenze, se rallenti il passo, c'è l'esperienza del bosco, ci sono i rumori del bosco. We went through valleys and mountains, just through a lot of wood, kind of even for me it felt a bit like jungle, a lot of muddy paths, and I really love to see, or not to see because I'm blind, but I like to love to hear and to experience all the nature. Questa via è molto bella perché unisce un po' quelli che sono i vari aspetti dell'Appennino, che sono la storia, la cultura e la parte naturalistica. Si chiama Via degli Dei perché tocca alcuni toponimi, soprattutto vette di alcune montagne, che hanno il nome degli dei, quindi Monte Adone, Monte Venere, lo stesso Monzuna, una derivazione che probabilmente deriva da Giove e che quindi parla di un dio. The most memorable things are probably, you know, two or three mornings when we were starting. It was a sunny day, nice temperature, and you could smell the forest, you could hear the birds, you had the leaves in your face, and you know, and these were just all the senses were working, you know, overtime, so to speak. Fantastic. Good morning, everyone. Good morning. Are you feeling all right? Yeah. Are you feeling great? Yeah. Are you feeling fantastic? Yeah. Great. Feeling yellow. So today we have to walk like a lot. Like a lot. Like a lot. How does lot walk? 35,000 kilometers, like I posted. Like I posted on Facebook. And most amazing way of thinking from Marco, the mayor of Monzuno, is walking with us today. Yeah, thank you for joining us. Adesso c'è un po' di fango, quindi a distanza lo vedo. A distanza. Il problema è quando mi avvicino. Corri meglio a destra. Ho provato l'emozione dell'occhiale. Uh-huh. E ho potuto capire cosa significa camminare vedendoci quasi nulla e mi sono reso conto di che forza hanno questi ragazzi alle mie spalle che stanno percorrendo la Via degli Dei.
avere l'appoggio delle istituzioni, che onestamente c'è stato sin dall'inizio, perché abbiamo avuto il patrocinio di tutti i comuni che abbiamo attraversato e il patrocinio di importanti associazioni nazionali come l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Retina Italia Onlus e anche un'associazione di ipovedenti islandese. Quindi già avere sulla locandina questi nomi dà un impatto diverso all'iniziativa. Se lungo il percorso poi si fanno portavoce di queste istituzioni dei personaggi che possono, per esempio il sindaco di Monzuno o gli altri assessori che ci hanno accolto o ci hanno salutato lungo il percorso, danno il valore di qualcosa che può trasformarsi in un qualcosa in più. Also it works both ways, you know, we are spreading our message and they are providing us the great path to walk on. And just last night we had a nice meeting about the way of God, so it works two ways. That is new for me, at least, that to be in so public. I think it's good for the group to have all this publicity, because that is how we can tell people about it. And I think it's very important that personal initiatives like this one is being noticed and is, you know, giving a green ticket, so to speak, you know, to carry on, and so this can go on to more countries, go out to more people. This is an awareness program, and the awareness program is supposed to open the eyes of the general public as well as politicians and decision makers on really the necessity to make the world, everyday life of all people accessible and work for inclusion instead of exclusion. E quindi questo è l'inizio per i passi successivi, quindi anche a livello comunicativo, mediatico, il fatto che sui giornali ci fosse la citazione delle istituzioni che sono state coinvolte, permette di far capire che siamo seri, che ci stiamo credendo veramente, che non siamo così perché vogliamo camminare un po' da Bologna a Firenze o fare un pezzo di Appennino. Siamo seri, vogliamo fare qualcosa, che questa camminata, questo cammino è soltanto la prima goccia di questa invasione di giallo che, ve lo posso garantire, sarà enorme. Questa è la prima volta che ingiallire il mondo diventa un'azione fisica di dipingere qualcosa di giallo. È un segno che stiamo veramente ingiallendo il mondo e speriamo che da questo gesto simbolico si trasformi in qualcosa di reale. Ed ora che passo questo pennello al sindaco di Monzuno, speriamo che questo sia il simbolo che anche le amministrazioni comunali delle città vogliono rendere le città più accessibili. Perché Yellow the World è una campagna sia di mobilità e di divertimento, ma è soprattutto per cercare di dare il messaggio che vogliamo rendere il mondo più accessibile per noi ipovedenti. There is a lot that Italy can do and a lot of things that my country can do in this. And only yellow paint, I mean, it's so easy. But they need to do it. Somebody needs to go out with a paintbrush and paint something yellow. Well, it can't be enough in some circumstances just to paint yellow doorstep. That in some situation is enough to make it accessible. And that is the practical solutions really that we are also pointing out with a project like this, and there is a much work to be done in these matters all over the world, all over the world.
Yellow the World è, per me è proprio, cito una canzone che amo, è proprio Fight for Your Right to Party. Perché comunque, sì, penso, io diciamo che mi piace vedere la vita come una ricerca della felicità, quindi parti in questo senso. Buonasera a tutti, sì, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Francigena. No, stiamo camminando verso Firenze, siamo 12 ragazzi provenienti da tutta Europa, di cui la maggior parte ipovedenti. Grazie di questa opportunità per raccontare questa storia. Siamo qui e siamo alla quarta tappa, quindi siamo a metà del nostro cammino verso Firenze. Quindi il messaggio che vogliamo dare con questo cammino è sì di divertirci. Noi siamo qui per divertirci, per vivere un'avventura tutti insieme e per dimostrare che appunto anche noi ipovedenti, ipoacusici o persone con qualsiasi altro limite vogliamo vivere esperienze in questo momento, adesso, così, con i nostri limiti che abbiamo adesso, senza aspettare necessariamente delle cure che speriamo ovviamente che vengano grazie alla ricerca, alla medicina, alla bionica, eccetera. Ovviamente io spero che un giorno mi sia possibile impiantare un occhio bionico, una retina bionica o qualcosa che mi permetta di tornare a vedere in modo tra virgolette normale. Siamo riusciti a unire questo gruppo internazionale che ha voglia di dimostrare a se stesso e forse anche un po' agli altri che ce la possiamo fare, che noi vogliamo divertirci adesso in questa vita. E quindi questo è il messaggio di Noisy Vision, che è l'associazione o comunque il network, al momento è un network di persone e associazioni che vuole trasmettere questo messaggio, questa voglia di continuare a vivere la vita anche in modo avventuroso, in modo appassionante. Quindi ovviamente alla sera noi ci troviamo a cena, a mangiare, a bere, ci divertiamo. Non è che con le nostre limitazioni dobbiamo per forza vivere una vita reclusa in una stanza perché abbiamo paura di affacciarci al mondo. Il mondo è quello e non è solo fatto di vedute, di paesaggi, ma è fatto anche del suono, per esempio degli echi nel castagneto, che abbiamo attraversato un castagneto dove si sentivano gli echi delle nostre voci, quindi ci siamo messi a urlare per sentire gli echi, oppure i profumi dei fiori e delle erbe e il rumore del vento, delle pale eoliche che abbiamo visto ieri. È un percorso che ci offre diverse possibilità di sentire, non solo di vedere, perché la vita e le avventure non sono fatte solo appunto di paesaggi. So, è stata una mattina contemplativa, per cui suggerirei di fare un pranzo silenzioso. Però chi se la sente può dire qualcosa. Imparato o sta imparando che piodi a ti permette di viodi, c'è che tu considerano il viodi, ma è anche il viaggio che stai viodi in un sacco di altri robi, ma non qui voi. Nou, met een groep compleet anders, maar zo bijzonder. Je merkt een andere dynamica ik heb nooit geweten van tevoren dat het zoveel impact zou hebben. Bedankt. Und ich hoffe, dass ich das mit nach Hause nehmen kann, damit ich dieses Gefühl behalten kann, diese Wärme und auch dieses Verstehen füreinander. Io ho capito che i miei occhi non sono solo quelli che io porto addosso, ma anche quelli degli altri, perché mi aiutano a vedere quello che io non vedo. Credo che nella difficoltà ci sia sempre la gioia.
We are now very far away, 60 or 70 kilometers away, and we are really far in understanding also that we need to take our time, and it's not about how fast we are, it's about doing this together. Three, two, one! Proprio la sensazione, l'energia che trasporti, proprio come una macchia gialla che stiamo trasportando da Bologna a Firenze. Siamo tutti con un entusiasmo veramente ai massimi, siamo contentissimi. I ragazzi sono veramente in piena forma, stanno dimostrando una fibra, una tempra incredibile. Oltre ogni aspettativa, perché le difficoltà durante il tracciato si presentano e per loro non è un momento di vera e propria difficoltà, ma è l'attimo della sfida, dove lì inizia la battaglia per la presa della tappa. But now we have done that with these fantastic guides that we have had here, and they've been ever so helpful and supportive. Ma noi non sapevamo bene quali sarebbero state da questo punto di vista le difficoltà e in che cosa sarebbe consistito il nostro aiuto. Diciamo che anche in questo caso da cosa è nata cosa nel momento in cui abbiamo cominciato a camminare. Abbiamo cercato di dare il nostro apporto nel migliore dei modi per come vedevamo giorno dopo giorno che l'esperienza si evolveva. Hai bisogno di cane, pastore? Sì. Che vanno sempre avanti dietro, loro controllano tutta la situazione, gli altri sono tranquilli e sono sereni, perché se chi ha la gamba buona comincia ad andare avanti, fa sentire gli ultimi, molto ultimi. Ok Marco, riprendiamo, stesso passo, via che andiamo. E appena ti vedo che parte. Okay. Bene, ricevuto. Io non ho mai fatto cammini, quindi per me è la prima volta e penso che vivere il cammino sia anche vivere le emozioni che ti dà il cammino, la strada, il percorso che stai facendo, per il valore storico e anche culturale che ha. Qui ci troviamo a Monte Rubici, questo cartello ricorda una battaglia tremenda che ci fu qui sull'Appennino per lo sfondamento della linea gotica. I tedeschi, dopo lo sfondamento della linea Sigfrido, inizio del 1944, a Monte Cassino, si praticamente ripiegarono sull'Appennino tosco-emiliano, in particolare nella zona del Passo del Giogo e Passo della Futa. Nell'autunno del 1944 gli alleati hanno sfondato al Passo del Giogo la linea gotica, che era una linea mobile. Cosa si intende per linea mobile? Era una linea di difesa fatta di trincee scavate nel terreno, fossati anticarro, nidi per mitragliatrici, e doveva essere mobile appunto per poter spostarsi rapidamente avanti e indietro e fronteggiare il nemico. Sul cimitero della Futa, giusto che ci passeremo, ci arriveremo mercoledì sera, sono sepolti 35.000 caduti germanici, a testimonianza appunto della guerra, di quanto sia stata dura sul fronte della gotica. And I really liked the cemetery because now it is quite a, for me it was a quite peaceful place,
a piece of a place of silence, but also a place of rethinking and reflecting. Il cimitero che visiteremo è un cimitero, diciamo, originale, no? È fatto a spirale che si avvita fino a quella vela che abbiamo visto. Le interpretazioni sono due. Uno, la spirale della violenza che una volta partita non finisce mai. Quella religiosa che invece ti porta verso il cielo, no? Ecco. Non è una struttura mastodontica, molto sobria, con le tombe in orizzontale disposte a spirale sul terreno, tutto verde, si inserisce molto bene in tutto il paesaggio circostante, proprio perché il governo tedesco ha voluto lasciare un'immagine di pace, appunto, e non di guerra, in tutto quello che è successo nell'Appennino. Che ci muove è sempre la curiosità, la passione, no? E sto Agostini e anche Santi ne hanno da vendere. Perché io, levando i miei sassi che mi occorrevano per i miei lavori, in un crepaccio della cava ho trovato una moneta romana del 312 a.C., coniata in campagna. E siccome il nonno e il bisnonno dicevano che da qua su passava una strada romana, mi ha invogliato di venire a cercare questi selciati. Ma solo per questi boschi proprio non mi tornava. E ho trovato al bar l'avvocato Agostini, Cesare Agostini. Nel 1976 abbiamo iniziato a fare degli scavi sempre sulla cresta, sul crinale, perché i romani percorrevano le strade di crinale, specie le militari. E immaginiamoci una scena, senza dubbio che potrebbe essere un ottimo spettacolo teatrale, di questi che sgattaiolano e gli altri che in qualche modo cercano di seguirli, no? E allora ci andava via un po' con gli arnesini, come dice Gardini, piccolini che si potevano nascondere, se si sentiva un po' un fruscio, nascondere il badilino sotto le foglie. Vedere due signori che saranno stati presi per pazzi e zimbelli del bar probabilmente per 15 anni, perché andavano pale piccone e zappa in cima alle montagne a passare il loro tempo libero. Devo dire che questa scoperta ci ha fatto, diciamo, perdere molto tempo libero a danno delle famiglie, questo lo puoi dire come aneddoto. E abbiamo rischiato il divorzio, perché dovevamo dedicare, avevamo l'entusiasmo di andare sempre a scavare. Dopo due anni e mezzo, il giorno 25 agosto del 1979, finalmente abbiamo trovato, mezzo metro sottoterra, il primo pezzo di pavimento.
per portare alla luce 9 chilometri di basolato, ma a salti, non in continuità, ci abbiamo messo 15 anni. Insomma, è stata un'impresa che ci voleva, le dico la verità, la costanza, la volontà dell'avvocato Cesare Costini, gli faccio gli onori. Magari proprio delle dritte gliel'ho date io, però lui è un elemento che quando vuole andare in un posto ti rompe in modo che devi andare, altrimenti ti vuole. Scusa, posso dire? Vuole dire che questo mio amico ha 85 anni e... Oh, che mazzo! Non ci siete ascoltate, va a spifferare dappertutto che ho 86 anni. Insomma, la nostra avventura è stata anche divertente, a dire la verità. E adesso guardi, l'altra sera lì a Monzuno, quando l'avvocato Agostini ha sentito che uno veniva dalla Finlandia, uno da, più a nord ancora, mi cucciava così, diceva, ma te lo credevi che una volta fossero arrivati da così lontano a vedere la nostra strada? Tornate. Ciao. Andiamo là, vi faccio vedere delle cose stampollate. Grazie. Ciao di nuovo, grazie a te. Vivere la storia così è un'altra cosa. Ah, va bene. Certo. Ma io vorrei dire che i ragazzi glielo avrei detto qui, che la vita bisogna prenderla come si adatta, con coraggio, con spirito, non si abbandonare mai. C'è una cosa che è molto spiacevole nella vita, invecchiare e invecchiare male. Quello non ha rimedio. Quando uno sente che non cammina più, quella è la più brutta cosa, ma finché uno è giovane, ma noi abbiamo dei giovani che senza gambe, senza braccia, fanno dello sport, che è una cosa che non lo fa un giovane che sia perfetto. Ecco, la vita va presa com'è, perché vedo che sono allegri e contenti. Questo è molto piacevole, molto. Potessi incontrarli ancora una volta, sarei felice. Abbiamo un ragazzo che deve guadagnarsi ogni singolo passo fatto lungo questi sentieri, in questi boschi, e lo sta facendo a testa alta, con una determinazione che io in quasi 39 anni di vita ancora non avevo potuto sperimentare. E quindi questo è un segnale per tutti, perché a diverso titolo e grado le difficoltà le abbiamo tutti quanti, possono essere più o meno grandi, ma è sempre un concetto relativo. Per una persona il proprio problema può essere un macigno insormontabile, mentre per altri un grosso deficit può essere una cosa con cui convivere serenamente. Certamente. Quindi questo è un messaggio, secondo me, che dovrebbero cogliere tutte le persone, perché non c'è bisogno che tu abbia una minorazione sensoriale o motoria per dire che la vita ti pone dei limiti. Tanti limiti puoi avere nella vita e molte volte ci si ferma troppo presto. E invece qua stiamo camminando, state camminando, ed è incredibile, è la dimostrazione che i limiti sono tutti qua dentro. You need to know yourself, you need to know what might be your challenge, but still don't get stuck with that. I think that a lot more blind people should do that and could do that, because it doesn't really matter how strong you are or how physically abled you are. It is more about the group experience, because we have a really great, impressive, strong group, a lot of solidarity among the group, and everyone is helping each other. A livello personale non ho una forte disabilità. La forte disabilità la porta il mio amico, e chiaramente è una sfida che affrontiamo assieme. E è fantastico, cioè è un'opportunità.
I think it is very important that to inspire people who do not see very good or are totally blind, maybe because they tend to isolate themselves. Both on a personal level, for us who are participating and are visually impaired, as I am, you know, for us it's a great achievement to, you know, to finish it. For those who are doing it for the first time, it might be very, very hard. They might think, will I ever do it again? But most will do it again because there is something catchy to it. And just the satisfaction to go out a little bit out of the box of your daily life and do something like this. Tante volte c'è bisogno di un leader, c'è bisogno di qualcuno che ti mostri che si può fare. And I think Noisy Vision is a great platform who provides a lot of good opportunities and especially who has the strength to be in touch with a lot of great, wonderful people from all over Europe. So just connect to Noisy Vision and I guess you may have a great adventure in whichever way and just face it whenever you want. Cazzo, è bello, Nick. Bello. Questa è proprio la collina toscana. Adesso scendiamo un pochino, poi dopo risaliamo leggermente fino ad arrivare su quella cima là in alto. E quando arriviamo là sono finite tutte le salite della nostra settimana. È in questa cerchia che è proprio il tuo cuore, o Toscana. Le cose più care e più belle del mondo, del mio mondo, i luoghi che io conosco ad uno, la mia fanciullezza, la mia giovinezza, i miei sogni, i miei canti. L'amor disperato di libertà contagia che voi soltanto siete riusciti, incantando, a quietare. Oh, come è chiaro a voi questo fanciullo antico, non stanco. Oh, come è chiara a me ogni vostra voce, la stessa della mia prima volta. E si rinnova ad ogni primavera. Thank you.
vedere andare in montagna è stata per noi un'esperienza incredibile e una lezione di vita grande, molto grande. Probabilmente non riusciremo più a vedere la via degli dèi con gli stessi occhi e che probabilmente quelle che sono le nostre montagne adesso hanno qualcosa in più, hanno una pietra gialla in più. Ho una passeggiata, andate in Firenze? No, andiamo a Firenze. Allora è una bella passeggiata. Sì, via degli dèi. Per 60 anni ci ho camminato sopra. Sì? Per 60 anni. Ora che sì, va bene, ma poi quando vi entrerete nel bosco sarà un po' un problema. Bisogna curvarmi di pazienza, perché la vi ci vorrà. Ma secondo me è una cosa straordinaria questa. Infatti io sono un camminatore, io cammino da 20 anni e non l'avevo mai vista una cosa del genere. È una cosa straordinaria secondo me. E ci vuole tanto tanto coraggio, forza e tenacia soprattutto, ci vuole una gran grinta. Anche una gran grinta, tanti tanti auguri, non solo per il viaggio che state facendo, ma il viaggio vero, quello della vita, insomma, che non è facile nel quotidiano. Senz'altro noi saremo di aiuto a questi ragazzi, ma loro sono molto aiuto per noi, con la loro tenacia, con la loro voglia comunque di continuare, di andare e di provare piacere. Io penso che queste persone sono animate come lo dovrebbero essere, perché chi si abbandona, che dice ma io non ce la faccio, è una persona finita. Deve farsi coraggio e andare in tutti i modi.